Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto al gradito ospite di questa sera, l'autore Leonardo Latorre. Benvenuto, Leonardo. Buonasera a tutti, ciao Elisabetta. Benvenuto, non sai quanto io sia contenta di averti qui con noi questa sera. Leonardo Latorre è in collegamento con noi dalla provincia di Trapani, precisamente da Custonaci, Esatto. quindi è un posto bellissimo, bellissimo. Leonardo, come va? Come stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo qua contenti di fare questa chiacchierata con te questa sera. Perfetto, guarda, sono contentissima anch'io, me la pregusto già. Sono già sicura che ne uscirà una chiacchierata piacevolissima. Allora, anche al nostro Leonardo Latorre darò il benvenuto, come sempre, leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito. Eccolo qua. Prima che finisca la notte, Ecos Edizioni. La copertina molto intrigante, molto bella. E ne parleremo. Parleremo con Leonardo. Inforchiamo gli occhiali perché se no non ci vedo. Ahimè, è così. E partiamo. Io ho già messi, vedi? Bravissimo, così si inizia. Almeno siamo in due. Almeno siamo in due. Quindi, da prima che finisca la notte di Leonardo Latorre. Dedicato a mio fratello Leonardo. Libertà. Distratto dal volo di un gabbiano e immerso in un incantevole tramonto di fine aprile, chiuse lentamente gli occhi e in silenzio aprì le braccia verso l'orizzonte. Sorrise e per qualche secondo si lasciò cullare dal vento. Libertà. Era ciò che da tempo desiderava respirare, quello di cui aveva bisogno. Era giunto il momento di riprendersi la sua vita, lontano da paure e da pensieri che stordiscono la mente. Stava vivendo il suo momento di riscatto. Improvvisamente aprì gli occhi, emozionandosi come un bambino nello scorgere la bellezza del sole declinare nel mare delle proprie fragilità. Adesso si sentiva libero di poter respirare un'aria nuova, diversa, densa di quell'emozione che lo esortava a risvegliarsi. Con leggerezza e assaporando l'istante, estrasse dalle tasche una matita e cominciò a disegnare l'orizzonte. Tracciò il profilo di quanto i suoi occhi riuscivano a vedere. E ne delineò i confini. Voleva sentirsi parte di quella visione, sfidare l'utopia dell'inarrivabile. Sogno. Quella notte dormì profondamente, sognò di volare, immergendosi poi tra le mille sfumature di colore che sin da piccolo alimentavano la fiamma ardente del suo cuore, quello di un bambino che all'improvviso si era trovato a dover superare i veloci cambiamenti di un'età così ingrata. Rincontrò sua madre, suo padre e i frammenti di una vita in parte dimenticata e archiviata in piccoli spazi della memoria. Socchiuse gli occhi. Nella sua mente tornò agli anni in cui frequentava ancora l'università. Si ricordò di alcune righe del Faust. Rendimi il tempo della mia adolescenza, quando ancora non ero me stesso, se non come attesa. Rendimi quei desideri che mi tormentavano la vita, quelle pene strazianti che pur adesso rimpiango, la mia giovinezza. Colori. Con curiosità ed emozione afferrò il foglio, lo aprì e iniziò a leggere. Come tutte le sere mi ritrovo qui, con tanti sogni e
e tanti colori da inventare. Mi imbratto le mani e le coloro di rosso, giallo, blu, viola, verde. Questo mi fa sorridere perché penso che tutti i grandi artisti si saranno sporcati le mani chissà quante volte. Vorrei poter dipingere me stesso e realizzare qualcosa di perfetto, qualcosa che possa essere ricordato. La mia aspirazione è poter esprimere la mia anima attraverso questa tela bianca che mi guarda come se volesse sfidarmi. I colori sono i miei sogni, le figure le mie fantasie. Amore, l'annullamento verso gli altri non fa altro che provocare lo svuotamento della nostra identità. Dobbiamo amare allo stesso modo noi stessi e poi, in egual misura, gli altri. Nessuno dovrebbe soccombere ai desideri e ai pensieri altrui. L'amore non è una gara a chi ama di più, ma ognuno deve farlo come meglio può, senza giudicare o soppesare l'amore, senza nessuna paura, senza nessuna vergogna. Io sono. So di non essere perfetto. Sono quello che vedono i tuoi occhi e quello che percepisce la tua anima. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio del mio romanzo, Prima che finisca la notte, di Leonardo Latorre. E adesso andremo a fare la conoscenza del nostro autore con la domanda di rito, per cui Leonardo Latorre, chi è Leonardo Latorre? Parlaci un po' di te. Allora, buonasera a tutti, intanto buonasera a te Elisabetta, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Io sono ormai un ex animatore, quest'anno ho concluso i miei 20 anni di animazione, quindi sono Pazzesco. stato sempre in giro per il mondo a conoscere Bello. gente, a fare tantissima esperienza. Negli ultimi, poi sono stato, io mi definisco un po' un artista della mia vita, ecco, cultore di bellezza sicuramente. Una persona appassionata di spettacolo, di arte, di danza, di musica e anche di scrittura. I libri mi hanno sempre affascinato, sono un divoratore di libri e quindi mi sono anch'io cimentato un po' nella scrittura, ecco, diciamo così. Quindi un giovane, giovane tra virgolette, emergente nel mondo della scrittura. Perfetto, benissimo Leonardo. E direi che come emergente, scusatemi il gioco di parole, sei emerso molto bene, Ma perché il tuo libro è veramente molto bello. grazie, grazie. No, è la verità. Io ti pongo questa domanda. Allora, tu Dimmi tutto. hai già detto che sei sempre stato un accanito lettore, Sì. no? Ma come ti è venuto in mente di Di approcciare la scrivere. scrittura? Allora, Esatto, ti ricordi? sì, in realtà mi sono sempre cimentato nel mio piccolo scrivendo delle poesie che io definisco delle lettere aperte. Non sono delle poesie in rima, ma sono dei versi sciolti che ho sempre e sono chiuse ancora nel mio cassetto. Poi ho scritto Grazie. qualche canzone, qualche adattamento teatrale, visto che comunque faccio parte di una compagnia artistica Che bello. semiprofessionale, quindi insomma. Ci cimentiamo un po' nella scrittura, però il libro non, questo mi mancava. Durante il lockdown ci siamo dovuti fermare sia col teatro sia con tutto quello che stavo facendo, e quindi mi sono trovato lì davanti alla mia ultima poesia e riguardandola da lì sono partito con la scrittura. Il libro è nato praticamente da solo, in poco tempo. Forse avevo proprio l'esigenza di scrivere, Certo. ecco, sia per me stesso, ma soprattutto per
Non, il libro non era previsto che venisse pubblicato perché era una cosa che volevo tenere per me. Poi le congiunzioni un po' astrali di questo libro mi hanno portato a farlo leggere a una mia grandissima amica adesso, una scrittrice che si chiama Grazia Maria Cormaci, che lei mi ha dato solo dei piccoli consigli sul libro e mi ha aiutato nella stesura del romanzo. E lei ha detto: è un peccato che lo tieni nascosto questo libro, deve arrivare alle persone. E io mi sono fidato ciecamente dei suoi consigli e l'ho mandato a diverse case editrici. Lei così mi ha spalancato le porte e devo dire, con la mia grande soddisfazione, mi sono ritrovato catapultato in una meravigliosa realtà che è appunto quella dell'editoria, dei libri e della scrittura soprattutto. Certo, benissimo, quindi sei un artista poliedrico, no? Perché sei proprio un creativo, cioè Sì, veramente, mi piace. veramente, sei proprio un creativo. Adesso Sì. io entrerei nel cuore dell'intervista, quindi Assolutamente. parlerei di Prima che finisca la notte, Ce l'ho Ecos. anch'io. Bravo, Ecos Edizioni, ci tengo a sottolinearlo perché è Certo. anche la mia casa editrice, Esatto. no? E infatti insomma, le copertine Ecos si riconoscono perché la copertina è molto importante perché parla chiaramente del libro dell'autore, ma parla anche della casa editrice. E le copertine Ecos hanno questa particolarità, si riconoscono dal tatto e per me il tatto è un senso molto importante. Per cui, se chiudi gli occhi, senti questa banda laterale in rilievo, e poi vi Esatto. è il logo e si riconosce appunto da lontano. Quindi, sia che si vada su una libreria fisica, sia su uno store online, la copertina si distingue per questa banda. E se poi si prende in mano il cartaceo, la si sente. Allora, Leonardo, potresti Sì. dirci qualcosa sulla copertina e sul titolo, l'immagine? Certo. Ovviamente senza rivelare troppo, però questa copertina ha una storia, avrà un significato, no? E Esatto. anche il titolo, perché vediamo che vi è un uomo che sta dipingendo un quadro di fronte al mare e poi vediamo qua Lo la scorcio del costa. Monte Cofano. Ecco. Esatto, lui è Alberto, il protagonista del mio libro di Prima che finisca la notte, è la sagoma. Diciamo che abbiamo avuto questa bellissima idea di trasformare tra fantasia e realtà insomma, la copertina del libro, appunto questa sagoma del mio protagonista, che è Alberto, un professore di storia dell'arte, come tu hai già annunciato prima leggendo qualche verso del libro, una persona che inizialmente, insomma, si è un po' perso, torna nella sua Custonaci, dove appunto c'è il Monte Cofano, che è uno dei simboli che poi tra l'altro è il mio paese, dove naturalmente cerca di ritrovare se stesso, le sue origini, perché manca da Custonaci esattamente da 7 anni. È un po' quando anch'io sono stato fuori tanti anni, un po' l'esigenza di tornare a casa a volte ci fa ritornare un po' indietro, ci aspetta, chi ero? Che a volte ci si perde, naturalmente, e la vita ti porta un po' a fare dei cambiamenti, però è bello anche ritrovarsi, ritrovare le proprie origini, le proprie radici. Io sono molto legato alle mie. Quindi, come vedete, poi, tra l'altro, questo quadro, che poi, se mi sposto poco poco, lo vedete qui alle mie spalle, non so se si riesce a vedere. Esatto, si È un vede, quadro si vede. vero, fatto da una mia grande amica. Io sono molto appassionato d'arte, purtroppo non so dipingere, però amo l'arte nella bellezza, nella sua forma totale, e amo Van Gogh. Casualmente questo quadro di Van Gogh, proprio l'originale della Notte Stellata, ho sempre avuto, nessuno me lo voleva mai dipingere per la difficoltà, giustamente, dei colori, di questo vortice. E quest'anno invece una mia amica mi ha detto: sì, te lo faccio.
Sei cimentata cimentato, da e l'hai lì io realizzata, stavo praticamente. scrivendo il libro, quindi da lì poi è nata l'idea di inserire anche questo quadro. Poi ho voluto inserire il Monte Cofano all'interno della Notte Stellata e quindi è nato poi il quadro che poi dietro di me, esatto. La Esatto. copertina è stata questa idea, insomma, di rappresentare comunque l'arte, la bellezza, insieme appunto alle emozioni che poi sono arrivate ai lettori attraverso la storia del libro. Certo, no, è una bellissima copertina e Grazie. molto molto bella. E quando leggerete il libro, appunto vi renderete conto di quanto sia azzeccata, quanto sia evocativa. Però, come io dico sempre, noi parleremo del libro, però si può parlare del libro fino a un certo punto, perché il libro poi va letto. Letto, Va letto. certo. Allora, Leonardo, un pochino ce l'hai un po' accennato, no? Cioè, Sì. hai detto tu che l'hai scritto durante il periodo del Nel lockdown. lockdown, sì. Esatto. Allora, vogliamo un pochino approfondire un po' la genesi del libro, come è Sì. nato, e poi ti chiedo anche questo. Se puoi raccontarci qualcosa sulla trama e i personaggi, ma giusto quel poco da poter incuriosire chi ci sta seguendo, quindi tutti i tuoi potenziali lettori. Assolutamente. Quindi ti dicevo, il libro è nato così per caso, non mi sono messo lì apposta per scrivere un libro, la storia è nata da sola, naturalmente c'è tanto di me in maniera poi Certo. romanzata, ovviamente, e ho voluto portare le emozioni, il mio paesaggio, i miei luoghi cari, anche le persone care, perché tra i personaggi, volesse intanto un libro che parla anche di libertà, d'amore, ma soprattutto di amicizia e famiglia, che sono valori per me molto importanti. Infatti, i personaggi a cui io sono molto legato sono sicuramente Francesco e Laura, che sono i cugini di Alberto, che rappresentano un po' la sua famiglia. E loro sono sempre presenti, come i suoi amici, la sua migliore amica Tiziana e tutta la cerchia di amici che sono sempre lì anche nonostante le distanze, ci sono sempre. E per me anche quella, anche l'amicizia è una grande forma d'amore, se non una delle più grandi. Assolutamente, Assolutamente sì. assolutamente, assolutamente. Va bene. Allora, quindi tu hai un po' accennato a quelli che sono i valori contenuti del libro e la Sì. trama la scoprirete leggendo, prima che Assolutamente finisca la sì. no prima che finisca la notte. Allora, prima di dirti un po' le mie impressioni, Certo. voglio salutare, anzi, sia io che Leonardo contraccambiamo i saluti di Rosa Mercedes Assenza Parisi. Ah. Quindi grazie Rosa per essere qua con noi, Ciao Rosa. contraccambiamo i tuoi saluti, siamo felicissimi di averti qua con noi. Daniela Borgia, e dicono, una dice è bellissimo, e l'altro libro, meraviglioso libro. E poi abbiamo Simo Noto, Ah, critico. Anche lui è grazie. presente, quindi grazie ad essere qua, per essere qua con noi. E sono molto contenta che qualcuno Anch'io ti faccia molto. compagnia durante questa diretta. Allora, il libro io l'ho gradito molto perché per prima cosa è un libro che si legge molto bene, è ben scritto, cioè ha una scrittura molto sciolta, quindi è molto gradevole, la storia poi Grazie. è avvincente. E si parte da quello che è il quotidiano, no? Dalle azioni quotidiane. Per poi volare alto, perché Leonardo vi ha un pochino accennato, no, a alcune tematiche, a alcuni valori che vengono portati avanti. Però Leonardo non si ferma lì, ma si pone e induce il lettore a porsi delle domande enormi. Per
allora, vi sono dei leitmotiv su cui, a cui Leonardo ha già fatto cenno, quindi si parla di amore in tutte le sue declinazioni, quindi di eros, ma anche di valori, quale, altri tipi d'amore come l'amicizia, importantissima, il rapporto genitori-figli, Figli. che è una forma d'amore molto particolare, che spesso può essere anche contrastata perché è un rapporto difficile. È difficile fare genitore, è difficile anche fare il figlio. Non è facile. Certo. E poi vi è un qualche cosa di più. Allora, innanzitutto traspare l'amore per l'arte figurativa. Leonardo ce l'ha detto, quindi un amore estremo per la pittura, per la bellezza. Infatti vi è, aleggia sempre questa notte stellata e la presenza di questo grande pittore Van Gogh è sempre presente, dalla prima all'ultima pagina. Quindi vi è questo leitmotiv di fondo che ritorna, no? Ritorna. Continuamente e ritorna. Però vi sono delle tematiche molto importanti perché Leonardo riesce a diciamo così, a descriverci la psicologia dei personaggi in maniera molto profonda, cioè i personaggi sono a tutto tondo, quindi vi è una bellissima indagine psicologica. Quindi ci si ritrova fra personaggi cioè, mo molto vivi, cioè Anche tormentati, direi. Certamente sono personaggi che hanno dei sentimenti positivi perché si devono, positivi e negativi, si devono confrontare con gli altri, con la vita, quindi fanno tutta una serie di esperienze che vedrete, cioè capirete quali sono leggendo, noi ovviamente non le spoileriamo, Non però spoglieremo. non le spoileriamo assolutamente. Però la tematica fondamentale, e anche qui Leonardo ne ha un po' accennato, ma proprio en passant, è la ricerca del sé, quindi non solo la ricerca delle proprie radici, che è importantissima, perché senza radici non si è nessuno, non si ha nel presente né tantomeno futuro, ma vi è la ricerca di se stessi, che è, secondo il mio punto di vista, uno degli scopi principali della vita. Perché se ti chiedi Condivido. perché siamo qui, cioè si è indotti a farsi queste domande quando si legge il romanzo di Leonardo. Che senso ha vivere? Perché siamo qui? Cosa ci facciamo qua? Ebbene, uno dei sensi della vita, dei motivi per cui noi siamo qua, potrebbe essere proprio questo, realizzare se stessi. Però teniamo ben presente che quello che importa è il viaggio che si percorre, perché non è detto che ci si riesca a realizzare veramente se Certo. stessi, però che si raggiunga l'obiettivo. Però il viaggio è quello che è importante, è quello che Importante. mi fa comunque realizzare, perché se tu evitassi quel viaggio, ti giocheresti qualunque possibilità. Cioè, tu Certo. rimpiangeresti per sempre di non aver fatto quelle scelte, anche se poi tu non riesci a realizzare magari i tuoi sogni, i tuoi desideri, che possono essere quelli lavorativi, nel campo affettivo, però quel viaggio è in fondo una realizzazione del sé. Ok? Indipendentemente da quello che poi ti capiterà. E questo è una cosa, secondo me, una tematica gigantesca. Sì. E infine, e io l'ho messo proprio come ultimo estratto, di nuovo una tematica importantissima. È una grossa diatriba filosofica, psicologica, no? Potremmo parlarne da qua all'infinito. Una tematica pirandelliana. No? Cosa siamo? Io sono io? Siamo noi? Veramente noi? Oppure siamo ciò che gli altri vedono di noi? Vedano di noi. Assolutamente. Questa domanda la lasciamo aperta. Ok? La Sì. lasciamo aperta. Quindi, come vedete, al di là della storia che può essere letta a un livello un po', diciamo lecito, no? Più superficiale, come una storia avvincente, oppure in maniera più Certo. Certo, profonda, più con una profonda. chiave di Di lettura lettura diversa, assolutamente. diversa.
profonda, più da ricercare. Esattamente. Quindi, Leonardo, come commenti un po' queste mie impressioni? No, condivido pienamente tutto quello che hai detto, perché penso che in qualsiasi esperienza, positiva o negativa che sia, sia frutto anche di un bagaglio nostro che poi ci portiamo, indipendentemente dalla realizzazione, come dicevi tu, dei sogni, della ricerca della felicità, di tutto quello che noi ci fissiamo di arrivare. È importantissimo perché tutte le esperienze che vanno fatte aiutano a crescere, aiutano a maturare e a portare noi stessi a quello che dobbiamo non arrivare per gli altri, ma per te stesso. Spesso cadiamo, spesso inciampiamo, però è importante rialzarsi, riavere la forza di tornare a vedere quella piccola luce, come dicevo io, un piccolo barlume di speranza. Quella è la cosa che ci deve fare andare avanti sempre, sempre. Assolutamente La sì. positività degli eventi, indipendentemente, soprattutto per una crescita personale. Quella è una cosa importantissima. Come per me la libertà, e anche per Alberto, la libertà è fondamentale. Dopo, anche perché, come l'hai detto tu prima, soprattutto nell'amore, ci deve essere sempre un equilibrio di coppia, non deve essere chi domina l'altro. Perché altrimenti la persona muore. Assolutamente, perché soggiogare l'altro, il partner, la partner, no, quello non è amore, è No. una forma di egoismo, cioè il rapporto deve essere paritetico. Certo, Mi interrompo assolutamente. ancora un attimo per Certo. salutare gli altri amici che ci mandano i saluti e sia io che Leonardo contraccambiamo i saluti di Erika Pitto che ci segue dall'Irlanda. Quindi Wow! grazie Erika per essere qua con noi. Siamo felicissimi che tu sia qua in collegamento stasera. Salutaci da bellissima verde Irlanda. Irlanda, sì. Grazie Erika. Quindi un grosso salutone, un abbraccio, un bacione. Poi Concetta Croce, quindi anche grazie a Concetta Croce per essere qua con noi, un grosso bacio. Poi abbiamo con noi un grande amico e anche un appassionato, cioè che segue sempre Autore Domiciliari, che è Carmine D'Apice, che è in collegamento, penso, qui da Genova. Quindi grazie Ciao Carmine. Carlo. Carmine è un grandissimo amico e a cui voglio molto bene. Quindi grazie Carmine D'Apice per essere qua con noi, sia io che Leonardo, contraccambiamo i tuoi saluti. E poi abbiamo ancora Laura Maggio che dice ciao a tutti, quindi Laura, grazie per essere qua con noi, siamo felicissimi, un grosso bacio da parte mia, da parte di Leonardo e ancora Valentina Miceli, quindi grazie Valentina che ci manda il bacino e noi contraccambiamo con Che tanta, posso tanta dirti, pace. Elisabetta, è l'autrice di questo quadro, Valentina. Quindi Vai, quindi dobbiamo complimenti dirlo. Valentina. Certo che dobbiamo dirlo. Ci mancherebbe altro, quindi complimenti Valentina Miceli perché hai realizzato un quadro veramente bellissimo e da un punto di vista tecnico difficile. Quindi molto, molto, molto difficile. Quindi grazie Valentina e complimenti. Adesso Leonardo, io Sì, ti chiedo, dimmi tutto. allora, prima una domanda, ti faccio un po' una domanda tecnica. Ci potresti dire un pochino qualcosa sulla tua tecnica narrativa? Perché un po' qualcosina su qualcosa sui tempi verbali, il tempo, la persona che hai utilizzato e il Sì. perché delle tue scelte. Allora, diciamo che la scelta intanto è di parlare in terza persona, è stata una scelta voluta personalmente, anche suggerita da Grazia che mi ha consigliato così e io ho condiviso immediatamente ma poi insomma, la storia, non so, penso che il parlare anche in terza persona aiuti un po' più il lettore ad avere un contatto più diretto. Ho voluto che i personaggi un po' si esprimessero attraverso i sentimenti, gli stati d'animo, quindi usando un po', diciamo, le espressive, le dialogate, anche un po' come dire, le riflessive,
quindi attraverso messaggi, lettere, tutto ciò che un po' Certo, era, certo. potevano, e soprattutto attraverso questo, chiamiamolo un po' flusso di coscienza, no? Un po' Certo. come, un po' Sveviani, un po' come Zeno, dove attraverso appunto loro, con questo percorso, questi personaggi un po' si autoanalizzano un po' da soli, ecco, attraverso i loro stati d'animo. Sì, ho voluto un po', è una scelta che guardare un po' passato è stata voluta esattamente da me, un po' per avvicinare un po' più il lettore ad diciamo, uno stile più scorrevole, ecco. Certo, ma ci sei riuscito pienamente perché le tue scelte sono risultate vincenti, perché hai reso bene la storia, i personaggi e soprattutto Quella era l'introspezione una psicologica. cosa che ho voluto principalmente. Esatto, esattamente. E questa alternanza anche di Qualche queste flashback, flashback e anche queste lettere, questo messaggi. giocare un po' sì, sui tempi anche delle scene, ecco, è risultato estremamente efficace. E io e Leonardo salutiamo ancora una persona. Chi c'è adesso? Anna La Torre, Ah, il mio angelo, la mia dice sorellina. fantastico e unico fratello, un fratellone, fratello mio, un bacione da Crocetta. Quindi Anna La Torre, grazie per essere qua e un Grazie. bacio te lo mando anch'io, guarda, contraccambio i tuoi saluti, un bacio da Genova ad Anna. Ora ti chiedo una cortesia, Leonardo, ci Sì. faresti il piacere di leggere tu un breve estratto del tuo libro? Come no, molto volentieri. Vai. Perché Allora, tu reciti anche, no? Ci hai detto. faccio parte di una compagnia artistica che sono i Liberi Ragazzi e poi anche di una compagnia qui teatrale, si chiama Teatro Instabile di Trapani, che facciamo Bellissimo. questa è una cosa molto bella, dei progetti e delle attività teatrali per le scuole, Bellissimo, per bellissimo. promuovere contro appunto la mafia, per la legalità, una cosa molto bella. Certo, bravo, bravo Leonardo, complimenti. Ci proviamo, insomma. Ma ci riesci? Allora, quando dici vado, eh? Vai, facci sognare. Jonathan prese comunque la tela e gliela mostrò. Alberto rimase stupito nel vedere che il disegno era cambiato. Notò che non c'era più quella donna che fissava l'orizzonte. I colori erano diversi, tutto appariva più chiaro, più realistico. Ma com'è possibile? Il quadro non è lo stesso di prima. È il modo di vedere le cose che può darti la forza di cambiare. L'arte è anche questo, riuscire a trovare nell'opera la migliore rappresentazione di ciò che si vuol vedere. Il quadro è sempre lo stesso, è la tua percezione di captare le cose ad essere cambiato. Alberto rimase senza parole, prese due quadri e si voltò, pronto ad andar via. Che stupido, esclamò, fermandosi. Non te l'ho ancora pagato. Alberto si girò nuovamente, ma Jonathan non c'era già più. Era come se si fosse volatilizzato. Spostò lo sguardo attorno per vedere dove fosse finito. Tuttavia, non riuscì a darsi nessuna spiegazione. Ma era qui dietro di me. Mi sono girato soltanto un secondo. Come ha fatto a sparire così velocemente? Riprese il quadro. Lo guardò di nuovo e si accorse della dedica. Non cercare la bellezza nelle cose che non hai, cercala dentro di te e la troverai. Jonathan. Bravo, bravo Leonardo, hai letto Grazie, benissimo, hai grazie. letto benissimo, è un pezzo veramente molto, molto, molto bello. Bravo, bravo Leonardo. È uno dei pezzi che Bravissimo. poi abbiamo scelto appunto come estratto nella cover book, perché penso Molto che bello. la bellezza e l'arte va ricercata sempre in ognuno di noi e la deve essere una continua Assolutamente. ricerca. E poi Jonathan è questo personaggio che è quello che un po' piace di più, diciamo, ai lettori, dai feedback che ho ricevuto, ed è quello che secondo me dà quel surplus in più, diciamo,
al libro, ma non voglio svelare nulla di chi sarà. No, 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 assolutamente scoprirete chi è questo Jonathan, perché merita. Quindi ve lo dico già, allora, già subito, acquistate il libro di Leonardo La Torre, perché leggetelo, perché ne vale la pena, è molto, veramente molto molto bello. Grazie. Adesso io ti Sì. chiedo, domanda d'obbligo, hai dei progetti? Cosa stai combinando? Sto combinando, allora, sto rimettendo a posto il mio secondo manoscritto che avevo Vai. scritto lo scorso inverno e poi per l'estate è stato fermo. Adesso ricominciamo a lavorare sulla scrittura perché è una cosa Ottimo. che mi ha entusiasmato, penso insomma che possa, come ho scritto nel libro, io non scrivo scrivo per regalare qualcosa a qualcuno, non per regalare un'emozione, ecco. Penso che io, come sono una persona che vive di emozioni, penso che come ne ho ricevute tante dai feedback, spero che anche l'altro libro ne possa regalare tanti. Non per questo, a breve andrò nella città del prossimo libro per descriverla ancora meglio nel prossimo appunto lavoro. Quindi non mi Bellissimo. fermo, non mi fermo. Poi, naturalmente, Ah, no. ho smesso come animatore, ma ci sono tanti altri progetti, però non mi fermerò certamente con la scrittura, anzi cercherò di andare avanti, sperando insomma di poter arrivare, spero che questo libro intanto possa arrivare a più gente possibile, che possa lasciare qualcosa di bello. Ma assolutamente sì, perché secondo me, leggendo il libro, non si può non emozionarsi e quindi cioè, provare emozioni perché riesci proprio ad emozionare, a mandare anche un messaggio positivo, via un E quello messaggio dobbiamo fare. molto positivo perché la vita è difficile, no? Ma Molto. possiamo dirlo alla Benigni? La vita è Ed bella, è bella. però la vita è bella, anche se ahimè non è proprio uguale per tutti, lo sappiamo, Certo. però anche dalle cadute, dagli nostri errori Dobbiamo si può rialzarci. imparare e si può rialzare e grazie anche alle cadute diventiamo quello che siamo, ok? Assolutamente sì, Quindi, ci fortifichiamo. certo, e Ci quindi fortifichiamo. Leonardo manda un messaggio molto positivo. Ah. Adesso devo farti due domande pratiche, però Sì. importanti, te le faccio tutte e due assieme. Prima di tutto, dove i tuoi potenziali lettori possono trovare e acquistare prima che finisca la notte Ecos Edizioni? E poi dove ti possono contattare i tuoi lettori? Perché lo diciamo, cioè scrivere è una faticaccia intellettuale, spirituale, anche fisica. E si scrive un po' per se stessi, perché scrivendo si conosce se stessi, però diciamolo, come giustamente hai accennato, si scrive per essere letti. Quindi cosa c'è di più bello per uno scrittore? Ricevere dei feedback dai propri lettori e grazie ai social si può fare velocemente. Per cui, Certo. Leonardo, ti chiedo dove ti possiamo trovare sui social. Allora, innanzitutto per chi fosse curioso di sbirciare il book trailer di prima che finisca la notte, basta andare su YouTube e scrivere book trailer prima che finisca la notte, per dare anche Custonaci, quindi i nostri paesaggi, ma soprattutto perché c'è la sinossi, appunto la trama del libro. Poi il libro è acquistabile naturalmente sul sito della Ecos all'indirizzo www.ecosprime.it Perfetto. oppure su tutti gli store, insomma, online ormai si trova ovunque, anche nelle librerie ordinandolo, oppure contattate il sottoscritto se volete una dedica, una firma io ve lo spedisco anche a casa se volete, molto volentieri. E poi vi potete trovare su Instagram con la pagina del libro prima che finisca la notte libro, oppure su Gabbiano Leo 80, su Facebook su Leonardo La Torre. Penso di averli detto tutti, di averli detti tutti. Li Sì, hai sono detti questi. tutti? Sì, li ho detti tutti, Instagram e Facebook, altri social non li Bene. ho.
Però insomma sono contento se i lettori insomma mi scrivono e se sono pronto a rispondere, insomma, Vero. anche perché feedback, devo dire, ne ho ricevuti diversi e fanno piacere e ti aiutano anche a capire una sfumatura di qualcosa che magari volevi dire tu in una maniera, ma magari loro ti fanno vedere un altro aspetto, un'altra prospettiva di Certo, quella. Ed certo. è un bel confronto, sai, Elisabetta, un bel confronto. Assolutamente sì, perché quando si scrive il confronto è fondamentale. E io dico, anch'io da autrice, ci sta anche la critica. L'unica cosa Assolutamente. deve essere costruttiva. Costruttiva, perché se la critica non è costruttiva, la rimandiamo al mittente. Per Mittente. cui contattate Leonardo perché vi farete enormemente piacere e vi risponderà. Quindi, come dicono i giovani come Leonardo, googolando Leonardo La Torre lo troverete senza problemi. Quindi, lo troverete su YouTube, su Facebook, su Instagram. Quindi non avrete nessun problema a trovare il nostro scritto. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata piacevolissima. E ovviamente, Leonardo, hai già il buono per tornare ad autori Ah, domiciliari. Su questo non ci piove, visto che sei grazie ad opera, dell'invito. ci mancherebbe. Hai già il buono, ok? Quindi non vedo Benissimo. l'ora di leggere il tuo prossimo libro e di poterne parlare con te. Prima di passare ai saluti finali, rimetto un attimo gli occhiali perché non voglio sbagliare, ahimè non ci vedo senza gli occhiali. Vi aspetto ad Autoria Domiciliari domani, mercoledì 28 settembre, badate bene, alle ore 19, quindi domani avremo, possiamo spoilerarlo, un altro autore di Ecos Edizioni, perché lo spoileriamo perché non sempre capita, che insomma, di avere due autori della mia casa editrice, insomma, sono orgogliosa. Quindi domani avremo Giorgio Gavina, però alle ore 19, non alle ore 18, quindi abbiamo domani questo orario un po' particolare. Prima dei saluti finali, saluto ancora un'altra persona importantissima della nostra casa editrice, la nostra Samantha Zulle. Grazie Samantha, un Ciao grosso Sam. bacio. Guarda, grazie Samantha per essere qua con noi. È veramente un piacere averti qui perché Samantha è un pilastro della Ecos Edizioni. È uno dei pilastri di Ecos. Quindi grazie Samantha per essere qua. Ti mandiamo io un grosso abbraccio da Genova e Leonardo, E io beato lui, da da Custonaci. Custonaci, beato lui che è lì. Allora, saluti finali. Allora, Sì. io ringrazio e saluto tutti coloro che hanno seguito la diretta. Io ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno scritto e veramente grazie, grazie per essere stati con noi, per averci mandato i vostri commenti, i vostri saluti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che seguiranno l'intervista in differita e che di solito sono molti, ma chi saluto e ringrazio più di tutti, secondo voi, il mio graditissimo scrittore, il mio Leonardo La Torre, grazie Leonardo per essere stato con noi questa sera. Grazie a te Elisabetta per il tuo tempo e per avermi concesso questa bella chiacchierata. Io volevo, permettimi di ringraziare la mia casa editrice ancora, la Ecos e tutto lo staff, perché veramente mi sono trovato in famiglia da subito con loro. Ringrazio ancora Grazia Maria Cormaci e tutti coloro che ci hanno seguito in questa bella chiacchierata, che per me è stata veramente una... Bella, una ventata d'aria positiva che Bene, ogni bene. tanto ci vuole anche per me. Sono proprio contenta e anch'io sono molto, molto soddisfatta. Sono veramente felicissima di aver avuto la possibilità appunto di dialogare con te sul tuo libro. E ti garantisco che mi ha emozionato e mi ha Grazie. caricato, mi ha dato energia positiva.
Sono Quindi, contento. sicuramente, guarda, è una carica di energia positiva. Quindi io vi aspetto domani con un altro Autore Ecos alle 19, non mancate. Io saluto tutti, vi mando un grosso bacio da Genova. E Leonardo, da dove vi mando i suoi saluti? Dalla bella Sicilia, da Dalla Custonaci. Sicilia. Ciao Un bacio a a tutti, tutti. grazie. Ciao Leonardo, grazie a te. Alla prossima. Ciao ciao, Ciao. alla prossima.